Ciao a tutti, sono Davide. Allora oggi prepareremo un insaccato che si chiama il sacchetto di Longobucco. Attenzione! Questo canale non è adatto a chi ha problemi di colesterolo, glicemia o di pressione alta. Buona visione! Allora, premetto che non l'ho mai fatto ed è la prima volta che lo faccio. Un follower mi ha girato un link di un canale che si chiama Natalino Stasi, che ringrazio, il quale ha fatto un'intervista a un macellaio calabrese che si chiama Domenico Romano e ci ha fatto vedere come si fa questo sacchetto di Longobucco. È un'esclusiva che fanno esattamente proprio a Longobucco. Longobucco è un comune in provincia di Cosenza che ha 2500 abitanti, quindi molto piccolo, e loro preparano questa prelibatezza, diciamo, e io vorrei provare a replicarlo. Non è difficilissimo da quanto ho visto nel video, quindi comincio la lavorazione, vi faccio vedere. Si comincia dalla spalla. Io qua ho una spalla di maiale e di questa spalla non ci servirà tutta la spalla, ci servirà soltanto la parte della zampa. Allora io comincio con l'andare a togliere la cotica che riveste lo stinco. Dobbiamo cercare di lasciarla intera, tirarla via tipo un calzino, perché ci servirà proprio da fare questo sacchetto. Allora comincio tirando via proprio tutta la cotica, anche un pochino prima dello stinco, cercando di non bucarlo naturalmente. Quindi con calma, pian pianino andiamo a... bisogna avere un po' di manualità, diciamo. Immagino che comunque a caso non lo faccio, in pochi si mettono a fare un lavoro del genere, quindi se per caso vi viene voglia di riprodurlo, magari chiedete al vostro macellaio se vi fa questo servizio. Tenete sempre la carne, la cotica in tirare per vedere bene dove mettete il coltello, e così riuscite anche a non forare la cotica. Ecco, con calma abbiamo tirato via il calzino. Non è particolarmente lungo, perché quando hanno diviso il maiale probabilmente hanno tagliato un po' di cotica, però direi che qualcosa ci salti fuori. Adesso lo sistemiamo. Ecco, guardate, adesso cerco di raschiare via se c'è del pelo, perché è un po' indigesto, quindi adesso ci do una raschiatina, poi eventualmente ci do una bruciatina con il fuoco. Allora, questo sacchetto naturalmente andrà cucito. Lo mettiamo un attimo da parte, andiamo a preparare la ciccia che ci andrà all'interno. Quello che ci va all'interno non è altro che lo stinco disossato, quindi riprendo a mano la mia spalla e vado a togliergli lo stinco naturalmente. Si cerca lo snodo. Ecco, vedete che l'osso, lo stinco anteriore è leggermente diverso da quello posteriore, un po' più piccolino, e in più c'è quest'osso qua
che lo stinco posteriore non ha. Ok, la spalla la mettiamo da parte, magari alla fine vi faccio vedere anche il discorso del disosso. Allora, adesso vado a rifilare lo stinco tirandoci via tutte le pellicine. In questa maniera, e poi possiamo già iniziare a togliergli l'osso. Quindi seguiamo proprio la forma dell'osso e andiamo a staccarci la carne. La particolarità di questa carne attaccata allo stinco, naturalmente, è che è molto muscolosa, quindi contiene molto collagene e fa quella gelatina collosa che a noi ci servirà poi per tenere unito il sacchetto. Ecco, guardate, in un attimo viene via l'osso, così riuscite anche a tolettarla meglio. Questo è l'osso dello stinco e tiriamo via le varie venuzze che sono rimaste, in modo da lasciargli solo, dico, la carne viva, ma la carne tolettata, pulita, insomma, in questa maniera proprio. Ecco qua. Ecco, guardate. Questo è lo stinco disossato e diciamo pulito. Adesso lo vado a fare a pezzettini e vedo se la quantità è sufficiente da mettere dentro al sacchetto. Se non dovesse essere sufficiente, staccherò un altro muscoletto che c'è qui nella spalla, proprio un muscoletto vicino all'osso che è ideale, sempre pieno di gelatina, che ci sta benissimo. Quindi adesso vado a fare a pezzettini e poi andiamo a condire la carne. Un po' più piccolini dello spezzatino vanno fatti, del solito taglio da spezzatino, diciamo. Vedete tutti questi nervettini interni, questi qui, con la cottura diventeranno gelatinosi, diventeranno collosi. Perfetto. Secondo me dovrebbe bastare la carne dello stinco. In ogni caso, adesso andiamo a condirlo. Il condimento è semplicissimo: sale, pepe e un goccino di vino. Il sale, adesso poi nei commenti vi scriverò quanto ne ho utilizzato. Lo vado a mettere così a mano, a occhio. Mettetene abbondante perché comunque va in cottura, va in lunga cottura e un po' lo perderà. Poi mettiamo il pepe in grani, così, e un goccino di vino rosso. Io utilizzo il lambrusco, ma proprio poco poco, ecco, proprio 2 dita di un bicchiere. E andiamo un po' a mescolare e lo lasceremo un po' in marinatura, proprio il tempo della cucitura del sacchetto. Perfetto, questo lo mettiamo da parte, adesso andiamo a cucire il sacchetto. Allora, per quanto riguarda la cucitura, io utilizzo il classico ago per cucire i salumi, un ago molto appuntito che servirà per forare la cotica, e utilizzo della corda abbastanza sottile, che è una corda da arrosti, ma va bene anche quella di raffia, insomma. Si comincia dalla parte più piccola, la parte più stretta, e pur essendo appuntito, però bisogna avere un po' di forza.
Ci facciamo il nodino da sartina. Sì, non è una gran legatura, però l'importante è che tenga chiuso il sacchetto. Allora, adesso cosa ci facciamo a questo sacchetto? Lo rivoltiamo dall'altra parte. E ci dà una salatina, sia di qua che di là. Quindi lo chiudo. Perfetto. Bene, siamo pronti per andarlo a riempire. Quindi prendiamo la nostra ciccia e iniziamo a inserirla all'interno. Perfetto, direi che ci sia stato tutto, adesso andiamo a cucirlo dall'altra parte. Un sacco con la pancia. Ecco, guardate, legatura un po' alla bene meglio, va poi bene, anche perché sì, io non sono molto, non sono un sarto, no, più che altro andrebbe bene la cucitura, però la cotica è veramente dura, se non avete qualcosa di veramente appuntito, fate fatica a forarlo e si fa fatica. Mi sono aiutato un po' con la punta del coltello, ho fatto il prebuco, e, insomma dai, in qualche maniera l'abbiamo legato. Allora, adesso questo qua rimarrà in frigo una notte, che così andrà un po' a insaporirsi, gli aromi, il sale, insomma, prenderanno, entreranno dentro la carne e domani andiamo a cuocerlo. Andrà cotto in una pentola con dell'acqua. Normalmente laggiù lo fanno assieme alle frittole, li chiamano le frittole, non sono altro che le cotiche tagliate a listarelle, quindi assieme al sacchetto mettono dentro queste cotiche e le fanno cuocere insieme. Andrà cotto circa 3 ore, andremo a vedere il risultato. Bene, è stata una notte in frigo, vedete si era assodato per bene. Adesso lo metto in una pentola con dentro dell'acqua, lo lascio dentro almeno un'oretta, così, senza accendere, lo lascio in ammollo, così la cotica si ammorbidisce, rinviene un pochettino, poi vado ad accendere il fuoco, in questo caso la piastra, lo tengo, la faccio arrivare in bollore, quindi deve rimanere in leggero sobbollio come se stesse facendo il brodo. È una preparazione che è simile a quella dello zampone, diciamo, solo che lo zampone la roba viene macinata e in più viene aggiunto della cotica. Ho visto che anche qualcheduno questo sacchetto lo fa con all'interno la carne che io ho messo dentro il sacchetto, la macina e quindi lo chiude con la carne macinata dentro, però questa qua è la maniera tradizionale, diciamo, che proprio ho visto nel video e io voglio provare ad assaggiarlo perché mi è sembrato veramente ottimo. Quindi io dopo accendo, lascio andare tre orette ci vogliono che il sacchetto si cuocia, poi lo faccio raffreddare e ci vediamo direttamente per la prova taglio quando è freddo, ok? Ci vediamo dopo. Allora, ha cotto 3 ore, l'ho tirato su, l'ho scolato, l'ho messo in abbattitore e adesso si è rassodato e diventato freddo. Se non avete l'abbattitore lo lasciate raffreddare, lo stemperate un pochino fuori, lo lasciate riposare fuori e poi dopo lo mettete in frigo e aspettate un paio d'ore, ecco, che si rassodi. È diventato bello sodo. Adesso siamo pronti per andarlo a tagliare. Da quel che ho capito si dovrebbe mangiare freddo, va servito freddo. Quindi andiamo a tagliarlo e vediamo com'è venuto dentro.
direi che sia proprio come quello delle immagini che ho visto sul video. Comunque vi metterò il link sotto per andare a vedere anche il video originale. Adesso ne faccio una fettina, ci tiro via la corda, si mangia con la cotica e tutto, e dovrebbe andare andare freddo, insomma, ho mangiato freddo. Loro lo mettono dentro un panino e si mangiano col panino. Io voglio sentire il gusto e vi dico com'è. Saporito e buono, il sale va bene, è sfizioso, buono. Buono, ci sta. Non male, non male. Bene, come vi dicevo, vi lascio gli ingredienti che ho utilizzato e il dosaggio di sale e pepe, che non è tantissimo, comunque ve lo lascio scritto in descrizione sotto al video, aprite la tendina e trovate tutte le informazioni. Vi lascerò il link al video originale, dove troverete, non è dettagliatissimo, si vede mentre lo fa e non dice le dosi, non dice niente, però il video è molto carino, è una bella intervista. Quindi direi che il video si conclude. Vi ricordo che se il video vi è piaciuto mettete un mi piace, mi raccomando, iscrivetevi al canale, sia questo che a quello hobby. Vi lascio il link qua sotto. Vi ricordo sempre che ho aperto un canale WhatsApp, se vi volete iscrivere al canale WhatsApp vi tengo aggiornate su varie uscite o qualche foto inedita che faccio in giro. Vi ricordo che è assolutamente anonimo, non risulterà il vostro numero di telefono, ma solo vi posso mandare io delle foto o dei link o delle informazioni. Bene, con questo il video si conclude, direi che ci possiamo vedere alla prossima video ricetta. Volevo soltanto dirvi che questo qua, essendo un salume cotto, un paio di giorni dura in frigo, e invece da cuocere anche lì non è che possa durare tantissimo, una volta fatto al massimo un paio di giorni in frigo, poi vuole cotto, oppure dovete magari metterlo sotto vuoto o surgelarlo. E comunque io vi consiglio di cuocerlo e poi dopo mangiarvelo, che è meglio, dai. Saluto, ciao a tutti.